Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. In questi ultimi mesi si è parlato moltissimo del nuovo ruolo dell'America. L'America che torna ad avere un ruolo centrale nella vicenda ucraina. Ma noi, proprio l'estate scorsa con te, abbiamo raccontato quello che stava avvenendo a Kabul. E sono ancora forti, almeno noi ce l'abbiamo ben presenti, le immagini degli aerei che partivano dall'aeroporto di Kabul e le persone che disperate provavano ad agganciarsi addirittura alle ali di quegli aerei. Allora, con te, quello che vedremo adesso, dove ci riporta? Ci riporta lì a quasi un anno dalla presa di Kabul da parte dei talebani, proprio nella settimana in cui l'Afghanistan è stato attraversato, ha subito un terremoto che ha ucciso almeno 1.000 persone. Le 1.000 persone sono vittime dirette del sisma, paese non nuovo ed eventi sismici, vale la pena ricordarlo, sono centinaia le persone morte negli ultimi anni. Un sisma di questo tipo l'Afghanistan non lo viveva da circa 20 anni, quindi 1.000 i morti diretti e chissà quante centinaia ancora per effetto del mancato accesso delle organizzazioni umanitarie sul posto. Quindi l'allargamento, le crisi dimenticate. A tale proposito, se me lo consenti David, nella giornata di oggi forse è il caso, anche anzi è doveroso, citare i morti di Melilla. Sono certo. 18 secondo le stime ufficiali, sarebbero almeno 35-37, i numeri sono variabili, le vittime delle persone che hanno cercato di assaltare il confine tra l'enclave spagnola e Marocco per arrivare a chiedere aiuto in Europa. Vale la pena ricordarlo prima di vedere queste immagini afghane, perché una delle strategie di Putin fuori dal contesto ucraino è quella di in qualche modo provare attraverso due armi che sono il grano e i flussi migratori a fare pressione sui paesi. Destabilizzare naturalmente. Questo che cosa significa? Significa, e le organizzazioni, le agenzie delle Nazioni Unite hanno recentemente lanciato molti allarmi, significa che gli stati stanno drenando i fondi che destinavano all'assistenza umanitaria verso la crisi ucraina. Questo significa toglierli da qualche altra parte e questo significa specificamente toglierli a paesi che sono già altamente dipendenti dalle forniture di grano dall'Ucraina e dalla Russia. Questo vale per i paesi del Medio Oriente e del Nord Africa e questo per la crisi alimentare naturalmente vale per l'Afghanistan. Concludo dicendo che quello che vediamo è una clip che abbiamo raccolto nell'ultimo viaggio in Afghanistan la settimana prima che partissimo per l'Ucraina e poi scoppiasse il conflitto, ed è il racconto di queste due educazioni, una madrasa islamica e le scuole clandestine per le ragazze. Vediamo. نو چې څومره شریعت او د نبی اسلام دین د خدای په قران شروع کړی دی هغه ټول مساد دی کولای شي په اسانه طریقه باندې کولای شي تر کوه پر نه پکاره اول په ملو باندې د خدای امر هم دی د خدای د پیغمبر امر هم دی کوم حقوق چې غرب ور کوي خزه احتیاجوي خزه مجبور کوي خزه خواري ته باسي غریبي ته باسي خزه یو نعمت کوم حق سي دین ور کوي هغه غرب نشي ورکولی مزدور ده هیڅ نه وایي د چاژ نه لري ډېر قدر شي ورکړی ده ښځې ته ورکړی ده کوم امتیازات چې غرب ورکوي یا د غرب خواهش ده هغه زموږ له دینه سره مټکر ده So this is a house that belongs to a person who's living in this area. And this is a place where women, girls, they come to study. Taliban, they have stopped the girls to attend school above class 6.
so they are unable to go to school, and it's up to us to provide them a chance and the possibility to continue their education. So that's why we have to organize this kind of centers for girls. We have to organize this kind of educational centers in secret. So even the students who are attending the center are in danger, for example. If they find out that they are attending this place, they might be imprisoned too.